ancora in diretta dalla Fiera del Mediterraneo per questa grande fiera che ha già sicuramente ho reso conto, grande partecipazione, ma adesso in diretta per i telespettatori di tutta la Sicilia di Tele One, il presidente della regione siciliana Renato Schifani. Ben trovato presidente, grazie intanto di essere con noi, questa è un'opportunità importante perché tutti i siciliani possono ascoltare le sue parole in un momento dove questa ripartenza, possiamo dire, grazie a questa fiera potrebbe essere un volano ancora di sviluppo per l'economia, per soprattutto per i nostri prodotti tipici siciliani, ma anche per incontrare tutte le realtà nazionali che vengono qui. Lei ha già fatto un giro dell'Expo Cook, quindi una sua opinione a proposito. Ma io venivo, come lei ben sa, venivo anche prima della pandemia a visitare questa manifestazione, l'ho vista crescere e sono certo che crescerà ulteriormente perché la regione guarda con attenzione, con interesse questa iniziativa che personalmente, ripeto, conoscevo già da prima, quindi sin da adesso vi significo che faremo la nostra parte di incoraggiamento nei vostri confronti come governo regionale, perché queste sono iniziative che fanno crescere, perché creano un contatto tra la nostra imprenditoria e artigianato di grande efficienza, di grande qualità nei confronti, come diceva lei, nei confronti del mondo extrasiciliano, promuove incontri, promuove la possibilità di sviluppo di proposte, di vendite e di raffinare quello che è la qualità del proprio prodotto, confronti tra imprenditori siciliani e imprenditori del nord, poc'anzi ho conosciuto imprenditori che vengono da Cesena per esempio che operano qui, quindi questa sintesi, questa sinergia è forte, io sono felice di essere qui. Perché vedo tanta vivacità, ecco, quella vivacità è frutto di un qualcosa che smuove un poco anche l'efficienza della produttività della Sicilia, credo molto, e credo che faccia crescere anche il PIL. Quindi questi momenti di incontro la Regione li promuoverà questo come altri naturalmente, perché il ruolo del governo regionale, del mio governo, deve essere quello di sostegno a queste iniziative, ma lo sostegno all'imprenditoria. Abbiamo stanziato in manovra bollette per aiutare tutti coloro i quali sono stati quasi vessati purtroppo dal caro bollette, abbiamo stanziato 120 milioni di è in corso la manifestazione di adesione per fare in modo di venire incontro a chi purtroppo senza colpa è stato sottoposto a aumenti non indifferenti. Questa è la visione, guardiamo all'impresa per sostenerla, aiutarla a crescere. Il coraggio degli imprenditori, ma abbiamo visto la sensibilità già fin dalle prime battute di questo governo regionale che attenziona in modo particolare l'imprenditoria perché la Sicilia ne ha bisogno. Un Fabio Sciortino, no? Che in questo momento è veramente un vulcano in piena, è molto soddisfatto. Che cosa vogliamo dire al Presidente, insomma, che già ci ha detto sicuramente che dobbiamo sostenere? Io intanto ringrazio il Presidente della Regione Siciliana Schifani di essere qui, per me già è motivo di orgoglio e di soddisfazione. È sempre stato con noi il Presidente, anche prima della pandemia. Abbiamo delle foto bellissime col Presidente con tutta la World Chef, si ricorda Presidente, quindi abbiamo vissuto dei momenti veramente bellissimi. Riaverlo qui è motivo di orgoglio, oggi in veste Presidente della Regione, e quindi, guarda, che dire, non c'è cosa più bella di portare il Presidente, così come il Sindaco, a rendersi conto di queste realtà, perché nel momento in cui loro si rendono conto, capiscono che veramente abbiamo delle potenze enormi, che dobbiamo sicuramente, devono aiutarci in qualche modo, sicuramente sia la Regione che il Comune, però che dire, io sono soddisfatto, oggi siamo all'ultimo giorno, sono stremato alla stanchezza, però soddisfatto perché facendo un giro al Presidente raccoglievamo i complimenti delle aziende, e quindi io dico sempre che uno può fare la fiera più bella del mondo anche a Dubai, però se poi le aziende non fanno contratti se ne vanno a casa scontenti. Invece facciamo nella fiera qui, magari con delle carenze strutturali, con qualche problema sicuramente, però le aziende tornano a casa veramente soddisfatte, cioè con contratti chiusi, con situazioni importanti di collaborazioni, per cui poi questo è veramente il motivo e ci rende orgogliosi, per cui che dire, già siamo veramente felici e contenti adesso. Presidente, non ci sono dubbi, insomma, da come abbiamo visto muovere il governo regionale
in questo primo periodo, siamo molto fiduciosi. Quali sono i prossimi impegni politici? Visto che stiamo parlando ai siciliani, diamo qualche informazione. Un po' liberi dalle istituzioni, no? Siamo in un ambiente tranquillo. Io innanzitutto vorrei ribadire come al di là dei primi 100 giorni noi continueremo ad essere vicini al mondo dell'impresa, al mondo della grande impresa, della media, al mondo della piccola impresa, al mondo dell'artigianato. Questo governo punta su queste realtà che sono realtà di eccellenza e sono realtà che vanno sostenute non soltanto finanziariamente ma con la promozione di eventi come questo, quindi faremo la nostra parte per il futuro, ne promuoveremo anche nella Sicilia orientale naturalmente. Quindi questo è un impegno che viene anche dalla mia cultura politica, una cultura politica che guarda alla libertà dell'individuo, alla libertà di iniziativa, di impresa, nei confronti di chi investe, come ha detto lei, ci mette del proprio, il proprio capitale, e quindi guai a non guardare con interesse a parte delle istituzioni a questi rischi. Dobbiamo cercare di aiutare gli imprenditori che rischiano col proprio capitale, facendo la nostra parte, evidente, però facendo la nostra parte in maniera tale che l'imprenditore possa crescere, possa realizzare tante più commesse come per esempio questa iniziativa, alla quale in futuro non so in che termine sicuramente la Sicilia darà un sostegno. Si parlava di questa realtà, purtroppo conosco bene la via Palermo, che manca di impianti elettrici ed altro, quindi avete dovuto lavorare con vostre attrezzature autonome per dotarla di luce, di energia, di scariche ed altro, e questo è un primo tema. Gli impegni sono tanti. Devo dire a breve, naturalmente domani per la prima volta ho chiesto agli alleati di maggioranza di incontrarci domani per fare il punto un po' di quello che si è fatto, di quello che ci resta da fare tanto, però scherzando ieri con un collega mi faceva notare come già alcuni punti del mio programma siano stati realizzati nei primi 100 giorni velocemente, tanto che scherzando mi diceva: Presidente, continuando di questo passo, fra un anno il nostro programma elettorale si sarà concluso, cosa facciamo? Io sul nostro programma, è un programma di snellimento delle procedure, di attrazione di investimenti, di guardare ai giovani non in maniera compassionevole, non con slogan, con fatti, creando posti di lavoro. A breve domani incontrerò i colleghi di maggioranza per fare il punto e fare il punto anche su come comportarsi a livello parlamentare. Io non mi permetto di dare suggerimenti a nessuno, ognuno sa cosa significa stare in maggioranza e muoversi in sintonia con la maggioranza e con il governo, nel senso che se vi sono temi sui quali occorre confrontarsi è meglio confrontarsi all'interno e non dare atto ad iniziative parlamentari che pubblicamente si pongano in maniera distonica da quella che è stata prima la scelta del governo e dell'interno della maggioranza. Servirà anche a chiarire un attimo modelli di comportamento, ma sono abbastanza sereno confidando sulla responsabilità di tutti gli alleati che mi hanno voluto come candidato alla presidenza della regione, mi hanno sostenuto e hanno eletto anche loro una percentuale di eletti non indifferente. Un'ultima cosa, la prospettiva del futuro della Sicilia è legata al fatto che adesso, facendo un esempio, no, con il Comune di Palermo, la Regione, il Governo, c'è un dialogo che è fluido e molto più incoraggiante. Questo incoraggiamento io lo vorrei lanciare ai giovani che magari poi lasciano la Sicilia per andare a trovare fortuna, ai ragazzi, ai giovani, a quelli che fanno università, che stanno per diplomarsi. Credo che sia una bella storia da trasmettere ai ragazzi. No, ma io spero di poter creare, lo dico qui da questa emittente per la prima volta, di poter creare un canale diretto con questi giovani che pensano di emigrare, di lasciarci, per ascoltarli, sforzarsi di trovare soluzioni per loro. Nell'ambito del privato, il pubblico naturalmente si muove secondo la logica dei concorsi, naturalmente lo prevede la Costituzione, però dare una mano prima che questi giovani ci lasciano, perché a volte sa, tanti, per esempio ancora tanti medici ci lasciano perché non si sentono soddisfatti in Sicilia. E una volta che vanno via non tornano più, perché trovano delle collocazioni, delle gratificazioni tali per cui non tornano, perché trovano ambienti di lavoro all'avanguardia, specialistiche molto più sofisticate rispetto alle nostre.
anche se il nostro modello sanitario è un ottimo modello sanitario fatto di risorse umane, medico-infermieristiche di alta eccellenza. Io penso e spero di creare, di organizzare un canale proprio di collegamento con questi giovani per non solo incoraggiarli, ma le parole bastano per un giovane che va via, fare in modo che questi giovani attraverso la regione possano rifletterci e la regione dare una mano per individuare una soluzione. Che bello sentirla, io l'ascolterei per ore e ore, perché, ma d'altronde lo faccio da circa 40 anni questa storia, quindi insomma non mi è nuova. Fabio, chiudiamo questo appuntamento con il Presidente che ci ha regalato questo suo momento, ci ha ritagliato con tutti gli impegni chiaramente, però credo che insomma questo sia motivo di grande soddisfazione per te, per l'organizzazione e per tutti coloro che stanno dentro. Assolutamente sì, condivido. Il fatto che ascoltare il Presidente è piacevole, sai, alle volte i politici annoiano, però non so perché è sempre piacevole ascoltare il Presidente, no, non so perché, o meglio, lo so perché, perché quando parla con questi dei concetti veramente importanti, che veramente sono dei messaggi lanciati ai giovani, all'imprenditoria, a tutto quanto. Io sono sicuro e sono fiducioso che insieme al Presidente noi il prossimo anno avremo qui una situazione sicuramente migliore e lavoreremo fin dalla prossima settimana affinché noi veramente il prossimo anno colmeremo tanti gap e sono sicuro che ci riusciremo. Anche bene. E grazie Presidente. Grazie a voi. Tra l'altro mi pare che giorni or sono, qualche giorno fa, è venuto qui il mio assessore al ramo delle attività produttive di Tamaio. Di Tamaio. Credo cosa senza precedenti. Io non so se in passato avevate ricevuto visite da parte degli assessori delle attività produttive dei precedenti governi. Non... No, infatti volevo precisare questo, che già da questa prima edizione, o meglio, già da questa edizione, con l'assessorato alle attività produttive e con l'assessore di Tamaio, ci saremmo arrivati, ma il Presidente mi ha anticipato, già la Regione è presente e per la prima volta c'è un sostegno vero e concreto, avendo preso degli spazi e avendo dato la possibilità a delle aziende eccellenze siciliane di poter essere qui non pagando nulla per spazi che sono stati acquistati alla Regione. E per questo dico che sono sicuro che ci sono tutte le prospettive con l'assessore Tamaio, col Presidente Schifani, con la Giunta regionale, di poter veramente lavorare affinché il turismo fieristico Palermo, e abbiamo presente veramente la possibilità di sbancare, perché veramente Palermo Made in Sicily attrae, le aziende stralavorano con la Sicilia e quindi vogliono esserci. Sa la soddisfazione più bella qual è? Quando io parlo alle aziende nemico, finalmente possiamo venire, abbiamo un appuntamento annuale dove possiamo portare le nostre novità e fare vedere i nostri prodotti. Questa è la soddisfazione, che veramente credono nel Made in Sicily con dei fatturati importantissimi. Io scopro che la Sicilia è la fetta di fatturato più grossa di aziende di colossi del nord. Le faccio un esempio, non per fare pubblicità, Mar, che è un colosso della ristorazione, in Sicilia è l'unica regione dove c'ha due filiali, neanche in Lombardia ne hanno solo una, in Sicilia hanno due filiali. Questo che vuol dire? Che la Sicilia per loro è un bacino importantissimo di fatturato, di lavoro e di crescita. Presidente, è un fiume in piena, l'ha sentito, insomma, quindi a questo punto di vista. Dico io quello che ha detto per me, che avete detto per me, è un piacere sentirlo parlare, perché effettivamente è una persona che lo conosco da anni e lo trovo sempre una risorsa anche di entusiasmo, di capacità professionale, di credere in questo progetto, di lavorare per questo progetto, perché organizzare un'iniziativa del genere non è da tutti i giorni, con le difficoltà logistiche che affrontate, quindi il lavoro è doppio. Da parte mia, nella qualità, c'è l'impegno a fare in modo che lo sforzo vostro sia un po' più composto, più ridotto rispetto al passato, perché la Regione farà la sua parte. Ci siamo insediati soltanto da qualche mese, però già abbiamo dimostrato con la presenza della società Mario, la mia e quella che se ne seguo, una logica di maggiore sostegno creativo da un lato, nella logica dell'organizzazione più ampio, accogliente, anche se questo padiglione già si presenta. Però fare in modo che ci sia anche una maggiore forma di pubblicità, per esempio, possiamo intervenire come regione nel dare un sostegno a voi. La promozione. Attraverso una promozione, esatto, di questa iniziativa, abbiamo dei fondi per queste destinazioni, proprio per questa cosa, e quindi lo metteremo a disposizione. Presidente, grazie di cuore, veramente, a nome anche dei siciliani che ci hanno seguito su Tele One, speriamo di averla più volte possibili, però riconosciamo gli impegni di un Presidente della Regione. Grazie a Fabio Sciocchino, grazie al Presidente, ricediamo la linea allo studio, a te Alessandra, e naturalmente continueremo con le dirette dal palco, dalla fiera di questo Expo Cook 2023. A voi studio.